Oggi è 29 ottobre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 9 ottobre 1980. A Knoxville, nel Tennessee, la United American Bank annuncia un nuovo servizio che ha in procinto di allestire per 350 suoi clienti. Si tratta della possibilità di effettuare operazioni bancarie da casa utilizzando un computer Tandy che viene collegato alla linea telefonica e può usare la televisione come schermo. Nasce così esattamente 40 anni fa l'home banking. In collaborazione con Radio Shack viene prodotto un modem personalizzato sicuro, in grado di far accedere attraverso il computer alle proprie informazioni bancarie. I servizi disponibili nel primo anno di attività sono il pagamento delle bollette, il controllo del saldo, del conto e la richiesta di prestito. Il servizio costa fra i 25 e i 30 dollari al mese. Quando la banca si prepara a lanciare il sistema a livello nazionale, concedendolo in licenza, a causa di una frode creditizia, fallisce. Altre banche iniziano a capire l'importanza di permettere ai clienti di effettuare delle operazioni da casa o dall'ufficio senza dover andare per forza in una filiale. La nascita di Internet permette, una volta superati gli iniziali timori dei clienti, la diffusione di questo servizio. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.